Queste sono melanzane biologiche delle macchie delle coserie. Adesso con queste melanzane farò una bella scorta di melanzane piene per tutto l'anno. Farò almeno 100 melanzane piene da mettere poi in tanti contenitori, in congelatore. Si possono utilizzare poi tutto l'anno nelle varie occasioni. Sono, diciamo così, delle riserve pratiche che utilizziamo in Calabria per fare in modo di avere sempre delle riserve sempre a portata di mano. Come vedete, le melanzane sono state messe nelle vasche del nostro lavabo. Adesso con acqua fredda verranno sciacquate bene, vedete? E anche mettiamo una percentuale di peperoni, peperoncini del 20-25%. Per preparare le melanzane piene, occorre mettere anche del pane ammorbidito. In questo caso io metto più o meno 1,5 kg di pane duro riciclato nell'acqua per almeno un paio di ore. Ho già lavato un bel po' di basilico, di quello biologico, adesso è stato lavato sotto l'acqua corrente, adesso asciugherà un pelino e poi cominceremo la preparazione. Allora, adesso si tratta di tagliare a metà le melanzane. Si caccia prima il picciolo, o meglio il gampo. Adesso noi possiamo tagliare a metà, un coltello abbastanza buono, le melanzane. Adesso dobbiamo togliere la polpa dalla buccia. Con un coltellino, vedete, passiamo all'interno in questo modo. Poi si può sempre definire un po' meglio. Non è importante rimuovere completamente tutto, già va bene così. La polpa delle melanzane si metterà al momento dentro una grande ciotola. Si cammina a filo della buccia, vedete? Si gira. Il coltellino deve essere un coltellino abbastanza tagliente, piccolo. Si cerca di incavare all'interno e già se ne viene la polpa. Già in questo modo è già sufficiente. Ripetiamo. Camminiamo a filo della buccia, ingaviamo un pelino, giriamo, andiamo all'interno e possiamo già rimuovere questa parte. Poi un pelino ancora si può sempre aggiustare e avete rimosso praticamente la polpa dalle melanzane. Trovare il giusto modo si velocizza parecchio, altrimenti un lavoro abbastanza lungo. Se ne devo fare 100 pezzi. Allora,
si va avanti così per tutto il resto. Come vedete, abbiamo rimosso tutta la polpa. Adesso questa sarà fatta anche a pezzettini più piccoli. Queste sono le bucce delle melanzane. Con questo rincavo non è necessario farle proprio rifinite al massimo, è importante cacciare almeno il 95%, altrimenti ci mettete un anno. Adesso passiamo a pulire i peperoni, sia i peperoni sia i peperoncini. Adesso, come vedete, questa parte la possiamo rendere più piccola. La polpa la possiamo rendere più piccola, a pezzettini, così. Nel frattempo abbiamo messo l'acqua, che poi saranno sbollentate le bucce per almeno 10 minuti. Adesso si tratta di pulire i peperoni e anche i peperoncini. La proporzione è intorno al 20%, noi io metto più o meno il 20% di peperoni e peperoncini. Diciamo di peperoncini mettiamo ancora di meno. Vanno puliti, si caccia il più possibile i semini, ma non è importante rimuoverli tutti. A me io ho fatto sempre così, caccio più o meno l'80%. Nel frattempo abbiamo messo delle casseruole di acciaio, adesso metteremo anche già un po' di sale. In queste casseruole sono due perché è un bel po' di quantità che ho fatto, verranno messe le bucce di melanzane in questo modo. Verranno sbollentate almeno per diciamo 10-11 minuti. Dopo 10-11 minuti si possono rimuovere, si possono togliere le bucce delle melanzane che sono state incavate, che sono state praticamente private dalla polpa. Con una schiumaiola si possono rimuovere completamente. Si mettono dentro uno scolapasta con sotto una ciotola. È importante non farle cuocere tantissimo, altrimenti poi diventano troppo morbide. Si rischia anche di non avere il giusto assetto. Ecco. Adesso possiamo preparare quello che ci serve per preparare il sugo di pomodoro. Mettiamo della conserva biologica. Io ho preso più o meno almeno 2 litri, ce ne vogliono per questa quantità, ma forse anche di più. Mentre partiamo così, un po' di peperoncino, delle cipolle di Tropea, biologiche, noi coltiviamo queste cipolle nel nostro terreno, sono di quelle di Tropea, ma le coltiviamo nella nostra zona. Tagliamo i peperoncini in Ok. Facciamo riscaldare almeno 4-5 cucchiaia di olio extravergine d'oliva e poi mettiamo la cipolla a rosolare col peperoncino.
Quando la cipolla sarà bella rosolata, possiamo aggiungere la salsa biologica, chiaramente. Possiamo anche sciacquare il vaso e allungare il sugo, che è importante avere un bel po' di sugo. Aggiungiamo l'altra salsa, sciacquiamo di nuovo il vaso e possiamo inserire l'acqua con lo sciacquaggio del vaso. Adesso possiamo anche aggiungere delle foglie di basilico fresco tagliate a pezzetti così. Ok. Vedete, adesso l'acqua sta per bollire, abbiamo aggiunto del sale, abbiamo messo un bel pugno di sale, ecco adesso possiamo inserire la polpa delle melanzane. Adesso si devono cuocere anche per, diciamo così, 10-15 minuti. Si mettono in maniera graduale perché sono tante e quindi bisogna farle mano a mano scendere un po', altrimenti non ce la facciamo a contenerle tutte. Dopo 20-25 minuti che la polpa è stata sbollentata, di solito ci vuole di meno, ma quanto è molto di meno, in questo caso si parla di almeno 7-8 kg di roba, adesso li possiamo rimuovere mettendolo in questo scolapasta, vedete, con una bella ciotola grande sotto a farli scolare. Avanti così per tutto il resto. Adesso rimarrà ad asciugare almeno per, diciamo così, almeno mezz'oretta. Una volta che la polpa sarà abbastanza raffreddata, possiamo versarla in questa grande ciotola, in questo modo. Adesso il pane che abbiamo ammorbidito sarà stretto, strizzato dentro una scolapasta. Adesso stringiamo ancora meglio il pane, cioè il pane indurito lo rendiamo morbido in 2-3 ore e poi verrà strizzato in questo modo. Non mettiamo quello macinato secco, ma mettiamo questo qua che è più interessante in quanto le melanzane vengono più morbide, più friabili. Volendo si può anche aggiungere un po' di quello macinato. Per completare l'impasto si aggiunge 200 g di formaggio nostro locale, questo ovviamente dipenderà dalla quantità che farete, in questo caso abbiamo un bel po' di roba quindi mettiamo 200 g su più o meno 5 kg di impasto. Ecco. Ancora abbiamo dell'aglio tritato, mettiamo 10 uova medie, del pepe nero macinato fresco, del basilico fresco biologico. Bene, versiamo tutto il formaggio, versiamo tutto l'aglio tritato, abbastanza fine, possiamo già mettere le 10 uova, in questo caso se ne fate la metà mettete 5, se ne fate ancora di meno ne mettete 3.
Uova fresche, chiaramente. Più fate un prodotto buono e più durerà nel tempo, anche perché questo andrà congelato, quindi nel 90% andrà congelata questa partita di melanzane piene. Adesso possiamo anche spezzettare il basilico. Io ne metto un bel po'. Possiamo aggiungere anche del pepe macinato. Ci siamo. Adesso sciacquiamo i guanti. Adesso dobbiamo amalgamare tutto, mescolare bene tutto, incorporare qualsiasi cosa. Anche schiacciando un po', così, un po' come fare il pane. Visto la quantità, preferite aggiungere un altro po' di formaggio, quindi facciamo 250 grammi. Ok, l'impasto è pronto. Adesso passiamo alla fase di riempimento delle bucce che sono state prima ammorbidite, quindi sbollentate e fatte diventare più dolci. Questo è il composto, quella è la salsa di pomodoro. La prima mossa che faremo è quella di mettere nel fondo un po' di sugo di pomodoro. Anzi, nel fondo se ne mettete di più è meglio. Una cottura più omogenea. Evitate di far bruciarle. Ok, adesso si prende una piccola manata così. Abbiamo formato già la prima melanzana piena. Si posizionano. Cerca di scegliere tutte della stessa grandezza in modo di favorire una cottura omogenea. Grazie.
Adesso possiamo aggiungere un po' di salsa di pomodoro a una. Anzi, meglio il sugo di pomodoro con cipolla e altre cose. Le melanzane si devono presentare in questo modo. Adesso le mettiamo a forno, all'inizio mettiamo a 200 gradi, poi abbasseremo intorno a 190 gradi, per almeno, diciamo così, nella prima sfornata almeno un'ora, ecco. Arrivato a questo punto della cottura, un vecchio trucco di mia madre, perché si potrebbero anche addirittura bruciare sotto, perché è una cottura abbastanza lunga in quanto sono abbastanza alte, si può aggiungere un po' di acqua. Ecco qua, mettendo un po' di acqua si riesce a farle cuocere in maniera ottimale fino alla fine. Ok, questa è la prima sfornata delle nostre melanzane piene con prodotti nostri locali calabresi, nella fattispecie nella provincia di Cosenza, nella zona di Cropalati, nelle Macchie delle Coserie. Vediamo un pochettino una come è venuta, si notano belle cotte, vedete. Sapore gradevole, leggermente piccante come piacciono a me, con un buon sapore di formaggio e ovviamente anche le melanzane biologiche si sentono proprio al massimo. Un'altra sfornata di melanzane, appena sfornate, vedete che ancora fumano, cotte al punto giusto, non vanno neanche bruciate, ma attenzione a non tenerle neanche poco cotte. Importante saperle ragionare bene, perché se sono troppo cotte tendono a essere troppo secche e leggermente compatte. Se sono invece poco cotte non sono gradevoli da mangiare. Ed è importante essere, diciamo così, accurati nella scelta di quanto sfornarle. Ecco. Adesso possiamo mettere le melanzane dentro questi piatti di plastica, poi un po' di pellicola. E poi, quando saranno raffreddate, le riponiamo nel congelatore. Diciamo facciamo almeno 4 pezzi per ogni piatto.